Siamo qui con Corti, la mascotte di questi mondiali. Corti, sai sciare, vedo che sei attrezzata con bastoni e sci, però guarda che lo sci non è così semplice. Beh, noi abbiamo diverse discipline e in base alle discipline cambiano anche le tecniche ma anche l'attitudine mentale. Beh, abbiamo la discesa libera lo dice proprio la parola stessa, coraggio per buttarci giù dalla montagna, dal pendio, abbiamo detto lo sciusso delle tofane. Quindi si parla di 120-130 km all'ora, la media a volte, come per esempio per la discesa di Val d'Isère, anche 100 km all'ora per le donne. Ci sono dei salti, ci sono delle porte che sono tutte rosse, quindi non ci si può sbagliare. E poi invece c'è il super gigante. A differenza della discesa libera, nel super gigante non possiamo fare le prove. Quindi fondamentale una buona ricognizione, perché le linee devono essere chirurgiche sin dalla prima e unica discesa che faremo. Poi c'è il gigante invece, dove possiamo gestirci la gara in due manche, però gestirsi è ovviamente un parolone, bisogna andare a tutta in entrambe, e nella seconda, se sei andato molto forte, parti un po' più indietro perché c'è l'inversione delle 30. Si complicano i giochi con lo slalom, perché oltre alle porte rosse e blu gli spazi si restringono in modo molto molto importante, arriviamo su 10 metri rispetto ai 24-25 metri del gigante. Poi ci sono anche delle combinazioni di figure verticali, quindi le doppie, le triple e poi la fatidica banana, che tutti mi criticano, ma si chiama così, è una porta lunga direzionale fatta da due porte e ovviamente è una curva unica dove bisogna spalmare i movimenti senza addormentarsi troppo. È vero che lo sci è uno sport individuale, però attenzione, perché poi nella sfida del parallelo c'è il grande appuntamento del team event. Allora lì è importante saper fare gruppo, saper ciascuno esaltare le proprie caratteristiche per raggiungere un risultato che è risultato di squadra. Poi possiamo fare un bel cocktail di queste discipline mischiandole un po' insieme. Cosa esce fuori? La combinata alpina. Attenzione, perché da questo anno è proprio con il super gigante, la velocità ma senza prove generali, buona la prima, e lo slalom. A volte queste due manche possono essere invertite in base al tempo, quindi quando fa brutto così come oggi, la neve è un po' molliccia, allora magari si tende a spostare il super gigante in una finestra di bel tempo nel pomeriggio. Beh, è la maratona dello sci, attenzione, perché soprattutto per noi che siamo al convento è una cosa che sfinisce. E i più forti nella storia sono notoriamente gli svizzeri, ma anche noi italiani ce la caviamo abbastanza bene.